Veniamo da un pareggio, tanto vorrei sapere le indicazioni. E l'altra cosa, io mi ricordo nella presentazione che avevi detto che la cosa più importante su cui avresti puntato era l'intensità. Se devo essere sincera, dopo 15 minuti io intensità non l'ho prevista, però sono qui a discuterne con te. Sì, magari non 15 minuti, qualcosina in più, però sapevamo che poteva essere così. Ma le indicazioni, voglio sempre guardare un po' l'aspetto, sempre un pochettino più positivo, mettiamola così. E quando abbiamo subito il gol in maniera un po', forse anche da rivedere, sia per come siamo stati in campo, per come l'abbiamo preso, sia per le decisioni arbitrali. Onestamente mi sono preoccupato di assicurarmi di vedere una squadra che sapesse, avesse la voglia di reagire. Ha detto, vediamo, dai, mi ricordo con Matteassi, ho detto, vediamo se la squadra reagisce con svantaggio, anche perché, ripeto, siamo ancora in conoscenza un pochettino, questa squadra la stiamo scoprendo un pochettino partita per partita, anche nel carattere, devo dire che c'è stata una bella reazione. Importante, non abbiamo, come diciamo in gergo noi, non abbiamo sbragato, perché lì ci vuole poco per provare ad avere una reazione, subirne un altro, e fino alla fine abbiamo provato a vincerla, ma non abbiamo voluto vincerla. La verità è Non questa: abbiamo non abbiamo voluto vincerla, perché voluto. voluto vincerla, ma non lo sto dicendo in maniera negativa, nel senso che i ragazzi hanno fatto di tutto per vincere la partita, hanno avuto un atteggiamento. Ma quando dico non ho voluto vincerla, è detto perché le occasioni ci sono state per poterla vincere, che sono le palle attive, con più concentrazione, battere bene una palla inattiva, attaccare bene la porta di una palla inattiva, concludere bene un'azione. Ci sono state due o tre situazioni. Io, ragazzi, ho detto, avete voluto vincere, volevate vincerla, ma tutto sommato, forse non avete voluto vincerla, perché magari stavate attenti a qualche particolare in più. Quindi dobbiamo lavorare su questi particolari. Quindi a me non è una Non ho critica, capito, anzi. non riuscivo a capire. Anzi, l'atteggiamento corporale è stato quello di voler provare anche a vincere la partita, ma dentro dovevamo vincerla perché ci sono state le occasioni per vincerla. E quindi più attenzione, più concentrazione nel dettaglio, la prestazione comunque nel complesso è stata positiva, secondo me. L'intensità l'abbiamo messa finché abbiamo avuto intensità e abbiamo visto che anche il Virtus Verona, rispetto alle partite precedenti, dove creava 7, 8, 10 occasioni alla rete, ne abbiamo concesso veramente poco. Qualche decisione arbitrale sono stato un pochettino così, però senza lamentarci, perché purtroppo senza il VAR siamo una mega dilettantistica, quindi va bene così, va bene, adesso andiamo avanti, secondo me il mood però è quello, è giusto, l'ho vista la squadra comunque arrabbiata a fine partita perché avrebbe voluto un risultato diverso, e questi sono piccoli segnali che fanno capire che insomma la direzione è quella giusta. Io, scusami, mi aggancio a quello che dicevi adesso rispondendo alla collega. Che forse bisogna, come si dice, aumentare la percentuale di pericolosità sotto porta, nel senso che rispetto alla mole di gioco, e penso anche al primo tempo in casa la domenica prima, Vicenza magari mette lì la squadra, però poi di effettivi tiri in porta se ne contano pochi. Proprio mi allacciavo a quello che dicevi tu, Sì, il perché magari dettaglio, il dettaglio, l'ultimo passaggio. nei primi 10-20 minuti della partita ci hanno rimpallato un sacco di tiri, un sacco di cross, ma mi ricordo anche la partita in casa, quindi Esatto. vuol dire che manca ancora un po' la precisione, manca ancora un po' la tempistica, ma lì ci arriviamo, lì dobbiamo essere migliori, abbiamo avuto anche due o tre palle di ripartenza dove abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Capita, dobbiamo migliorare i dettagli perché poi se li sistemiamo anche quelli diventiamo una squadra, secondo me, che ha dato un segnale anche di una buona solidità e di una buona capacità anche di reazione ad uno svantaggio che non ci era ancora capitato in questa stagione. Ero molto, puntavo veramente su quello, sul fatto, vediamo adesso. Io le partite le vivo abbastanza serenamente, anche se non si vede dal campo, però sono abbastanza lucido e ero tranquillo. Ho avuto la sensazione che non l'avessimo persa questa partita. Non l'avremmo persa questa partita. Perché in campo mi sembrava che insomma, i valori erano superiori a quegli avversari, nonostante loro sono una squadra fastidiosissima, come lo sarà la Pergolettese domani, che probabilmente anche loro è un risultato molto importante. Senti, è la terza partita, già hai fatto un turnover nella seconda.
pensi di proseguire o di tornare all'origine? Ah, guarda, oggi è stato il primo allenamento dove ci siamo ritrovati un pochettino, abbiamo fatto un po' la conta dei giocatori, li ho praticamente tutti a disposizione, chiaramente da domani valutiamo anche con qualche chiacchiera personale, mi fido anche del calciatore che mi dica anche come si sente, alcuni calciatori hanno la capacità di dire sì sono al 100%, no non sono al 100%, per fortuna le alternative, quindi ci sta qualche cambio ancora secondo me perché ho bisogno appunto, come vi ho detto anche precedentemente, di valutare dei giocatori in gara, insomma, come è successo anche per io bisogno proprio di valutare dei giocatori durante la partita, non solo negli allenamenti. Cosa ti piacerebbe vedere ancora nella manovra di questo Vicenza? Ma io più che sulla manovra sono ancora sulla struttura di squadra, sono ancora sul comportamento di squadra, ancora non possiamo pensare di avere una manovra. In questo momento la ricerca è di altro, è la ricerca di essere una squadra che faccia vedere che lotta, che trascini, che al 90esimo fa una corsa di sacrificio. Noi abbiamo bisogno di, anzi mi è piaciuto molto l'atteggiamento del nostro pubblico mercoledì, che una volta che siamo andati in svantaggio, cavolo, li ho rivisti incitarci, quindi se riusciamo a autoalimentarci l'uno l'altro, secondo me è un grandissimo passo in avanti. Beh, comunque tutto sommato, rispetto a quello che dicevi prima, no? Di avere la squadra che comunque reagisce, che si muove, eccetera, però ti stanno dimostrando, perché te lo stanno dimostrando, che nonostante i cambi, perché abbiamo visto che tu fai i cambi, a un certo momento il centrocampo cambiato, uno potrebbe dire, beh, adesso cosa succede? E invece succede che la squadra continua ad andare, vuol dire che tutti i giocatori ti stanno seguendo. Io credo di sì, questo lo faccio sempre, questo punto di vista. Hai ragione, io innanzitutto vi ho sempre detto che tutto sommato i valori sono piuttosto simili, molto simili tra giocatori, quindi quando cambi sai che metti dentro un giocatore di pari livello, poi bisogna vedere il livello, però è pari livello. E ho sempre anche pensato che su una squadra di 25-26 giocatori come la nostra, ma non solamente come la nostra, come ho avuto anche in passato, se 16-17 giocatori mi seguono in guerra ci vado. Poi è chiaro che qualche giocatore per strada lo si perde, ma più che altro perché si comincia a giocare sempre di meno. Però insomma la squadra, abbiamo fatto anche una partitella in settimana, anche quelli che hanno giocato di meno hanno sempre un atteggiamento molto positivo. E almeno deve essere così, anche perché siamo all'inizio, tutto è ancora da fare, tutto è ancora, l'obiettivo è ancora molto lontano, è tutto da costruire e andremo avanti con quelli che ci pensiamo che ci possono dare una mano per arrivare dove vogliamo arrivare. Ronaldo lo rivediamo dall'inizio? Ma è un'opzione come altri, perché onestamente ho anche due o tre altri giocatori che ho voglia di vederli in campo, che magari ho dato poco spazio. Quindi in questo momento chi gioca titolare può anche stare fuori una o due partite, conta poco, ma perché ho proprio il bisogno, credetemi, è un bisogno di vederli in gara, perché la gara non sarà mai come l'allenamento. Anche se questo può portare a qualche scompenso a livello tecnico tattico. Questo non crea un po' di instabilità, ecco, tra virgolette? No, perché appunto come diceva il collega, poi vedo che quando entrano, escono, tutto sommato la qualità della squadra non cambia, tutti sono adeguati e soprattutto si sentono vivi, perché per tanti può essere l'occasione da sfruttare. Io a loro dico, non dovete metterci il massimo per mettere dei dubbi all'allenatore. L'allenatore il dubbio ce l'avrà sempre. E voi dovete mettere il massimo, perché dovete mettere pressione al vostro competitor, che è nella vostra squadra. Se riuscite a competere con onestà tra di voi, cercando di mettere in difficoltà anche il compagno, che magari pensa di avere il posto fisso, no? Deve esserci qualcuno che spinge dietro. Per quanto riguarda l'attacco, invece, la coppia Ferrari-Pellegrini, come ti è sembrata? Anche là potrebbero esserci nuove novità? Assolutamente sì, no, bene, Pelle si è sbattuto tantissimo, non è riuscito ancora, non è il Pelle che conosco io, ma sono certo e convinto che ci arriverà per struttura di testa che ha anche, mentale. E anche l'anno scorso è partito un pochettino così, poi è diventato importante, lo diventerà anche quest'anno. Rolfo è entrato molto bene, ci abbiamo della morte pronto, secondo me anche lui a giocare, a mettere il suo timbro, insomma, a far vedere quello che sa fare. Abbiamo Gimenez che ancora secondo me deve essere meno altalenante, ma ha delle grandissime qualità.
insomma, giocatori da vedere, da osservare, l'abbiamo. Io capisco che la piazza è affamata e non pensate che non siamo affamati anche noi, però è un percorso che bisogna fare e c'è bisogno anche a volte, a scapito di un risultato, di osservare quelli per la quale noi diamo affidamento per giocare. Io volevo chiederti come stanno quelli fisicamente, diciamo, più strutturati, nel senso che mercoledì, quando abbiamo sentito Ferrari, ha detto: ma la gente dice che mi è ballato, ma io mi sento bene, non capisco perché dicono questa cosa. Allora chiedo a te, che sei il mister, quelli, ma non solo lui, voglio dire, come De Col, piuttosto che Gerardi, Golic, eccetera, tu come li vedi? No, secondo me sono sempre in continuo, ancora non sono al massimo, ma non devono essere al massimo adesso, a ottobre secondo me deve essere un mese importantissimo. Però sono in continua crescita, hanno fatto 90 minuti sia Gerardi, sia Dolemic, sia Laezza, per dire, questi giocatori. Ferro, quando cambia la mente diventa un altro giocatore, ma lo sapete meglio di me, la partita, secondo me ha fatto una buona partita mercoledì, finalmente è diventato anche trascinante per quello che è, deve continuare a essere questo, perché poi lui i numeri li ha, nessuno mette in dubbio questo, e magari sentire meno e essere più su, non solamente lui in generale, sentire meno e fare quello che stanno facendo, anche perché lavorano bene, quindi sono convinto, insomma la squadra mi è sembrata che fino alla fine, come è successo con la partita in casa che abbiamo vinto, abbiamo spinto fino alla fine per provare a fare nostra la partita, quindi vedete che la squadra è in una buona condizione. Aimo, un ex giocatore del Vicenza, centrocampista, settimana rilasciando un'intervista, ha parlato di noi e ha detto: per quello che conosco io Diana, aspettiamoci che l'attacco segni un po' meno dell'anno scorso, ma in compenso i centrocampisti segnino molto di più. Sei d'accordo con questa analisi? Ma sì, nel senso che insomma ci vuole... Avete sentito dire queste cose non so quante volte, divento ripetitivo, che deve esserci una buona media inglese, ecco, mettiamola così, tra gol fatti e gol subiti, bisogna subire poco e fare gol. Negli ultimi anni siamo sempre arrivati oltre i 60-70 gol comunque, nonostante tutto, è importante prenderne pochi. I gol del centrocampista secondo me sono fondamentali, sono importanti perché si può trovare anche dei momenti dove le nostre punte non sono in condizione, no, bisogna trovare gol da altre parti, per quello che mi arrabbio per le palle inattive, perché sono sempre occasioni da rete e ancora non le facciamo come vanno fatte, ma sono importanti, molto, molto importanti, anche perché negli ultimi anni ci hanno sempre portato almeno dai 15 ai 25 gol, quindi sono importanti. Ecco, aggiungo un'ultima cosa, che è quella del tenere la palla il mezzo secondo in più di quello che sarebbe necessario, soprattutto in area. Anche un giocatore che tu sai mi piace tantissimo, come Gimenez, nell'ultima partita ha avuto il mezzo secondo di tempo per il colpo di punta da tirare in porta e non l'ha fatto, e non è solo lui, ecco, su questo bisogna lavorare. Quando dicevo prima che se vuoi vincere la partita li vai di punta, a fare gol. Quello, quando dico quel dettaglio lì, non l'hanno voluta vincere, non è una critica, ma è un rendervi conto che se vuoi vincere la partita devi andare di punta. Lì non c'è più la mezza giocata, il secondo in più, il secondo in meno. Secondo me ci arriveranno, capiranno che le azioni sono comunque da finire, perché ci si sistema anche sul gol che abbiamo preso. Andiamo a rivederlo, era un campanile dove Mario secondo me poteva vincere il contrasto, dove secondo me Golemic poteva liberare meglio, ed è scaturito un gol con una mano. Ma buono, pazienza. Però sono piccoli dettagli, sono piccole cose che in Serie C purtroppo si pagano, noi non dobbiamo cascare in queste cose. Quindi anche a costo di sbagliare magari, ma provare. Ah, assolutamente sì, ma anche perché l'azione viene chiusa e va in fallo laterale, ci si rimette a posto e poi l'occasione gol, anche io dico sempre, no? Io quando giocavo, che non ero prettamente un attaccante, quando entravo in area di rigore avevo la possibilità anche solamente di fare un colpo di testa, avevo un po' la bavetta, di voglia di ecco, quella voglia di
far male. Di fare male, di fare male. Che alcuni hanno di default. Qualcuno invece non ce l'ha prettamente, ma forse anche la carriera lo dice. Tante volte se si va a vedere anche i curriculum, si evince il fatto che magari ci sono pochi gol di qualche giocatore, anche per questo motivo. Tu l'hai detto prima, non è la scusante, perché da quello che abbiamo capito non sei certo uno che cerca alibi per la squadra, ma dateci il VAR anche in Serie C, perché a Verona tra il pallo di mano sul gol che hanno visto tutti e poi l'intervento su Ferrari che va a prendere il pallone dopo aver segnato. Io non l'ho visto da lontano, cioè, ho visto solamente dateci Ferrari. Dateci il VAR adesso, parlo per la C in generale. Guarda, se apri questo discorso qua, io vado a ruota libera, avrei un sacco di cose da dire, perché io quando prima parlo di lega dilettantistica non ci diventa, perché le altre due leghe professionistiche hanno una garanzia che noi non abbiamo, nonostante ci sono società che investono un sacco di soldi e non sono garantiti. Sbagliano gli arbitri di Serie A e vengono corretti. Pensate se non può sbagliare un arbitro di Serie C, ma che non verrà mai corretto. E quindi credo che non sia paritaria, le condizioni delle tre leghe non sono paritarie, e come sempre quella più bassa ne paga le conseguenze. Senti, non per fare il bestiame contrario, però sono uno che giusto mi piace. Quando Caracciolo è venuto qui e si è lamentato. Infatti la stessa gli stavo dicendo, volevo allora, premettere. Perché sennò qui volevo premettere che poi il VAR, infatti, stamattina parlando con il mio direttore Sagarano, l'ho detto, poi ci avrebbero pure annullato il gol contro la Pergoletese, anche se siamo andati a vedere il momento del picchio, ha fischiato nel momento del cross. Abbiamo proprio fermato nel momento del fischio, ha picchiato la palla per il cross. Vabbè. Però certo, in una fase e nell'altra, okay, il VAR viene preso in tutte e due le direzioni. Ma io parlavo in generale per la C, nel senso, in Lega Pro... No, ma infatti hai ragione, ma non mi sono dimenticato di mettere questa precisazione prima di parlarne. Non hai voglio rompere, però... Hai ragione, perché io dico che sia una per l'altra. Purtroppo in Serie C non siamo pronti, sarà probabilmente per problemi anche economici e problemi anche di strutture. Non siamo pronti, però si può riformare in futuro questa situazione. Ok, grazie.